Ragazze, buonasera, come state? Sono alla bellezza delle 8 e io e mio fratello stiamo andando in un centro commerciale qua vicino a noi a fare un giretto, a comprare qualcosa, poi andremo a comprare una tortina perché stasera è compleanno, cioè oggi è il compleanno di mio papà e quindi vogliamo fargli questa sorpresina, mangiare una tortina assieme. Fabio ci raggiungerà dopo il lavoro e niente, vi portiamo con noi. Siamo scesi dalla macchina ora, abbiamo parcheggiato, come potete vedere al mio fianco c'è mio fratello. Buonasera. Lui si chiama Alex, ha 27 anni. Appena compiuti? Sì, compiuto il 17 gennaio, ma qualcuno l'avrà visto su Instagram. Sicuramente ha messo la foto. Non riesco a riprenderlo bene perché lui è alto 1,95 m e quindi è un Ma sembrava già il e niente. cavalletto dei selfie stick. Ci ti ha fatti vedere? Faccio conoscere le mie amiche, andiamo a farci un giro, vi portiamo con noi come vi ho detto prima. Oh, ci sta un bel giretto con mio fratello, un po' che non succedeva, sono molto 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 contenta. Guarda, adesso ti riprendo bene, ti vedono bene, non ci assomigliamo, vero? No. Entriamo da GameStop, che vedete mio fratello dietro è già entrato a prendere qualche gioco per la Play che l'aveva regalata a Fabio. Andiamo a vedere qualche giochino, anche se raramente io gioco, però vediamo cosa troviamo. Ne abbiamo acquistato questo, Call Duty, scusate la mia Call of Duty pronuncia. Sarò l'unica che sta col cappellino dentro il centro commerciale, ma il cappellino un po' sporco è la base, quindi. Volevo prendere un pacco di patatine. Adesso studio un attimo cosa prendere, poi vi faccio vedere la mia scelta. Sto scegliendo una torta per mio papà, c'è l'imbarazzo della scelta. Adesso scegliamo un po'. Vediamo. Facciamo vedere i nostri piccoli acquisti alimentari. Abbiamo preso queste croccantelle, prosciutto crudo. Buonissime ragazze, provatele se le trovate. Una Pepsi, La pe Coca-Cola. Bravo. Poi ho preso le patatine. Queste qua sono tipo le Freaky Fries come gusto. Solo che la marca, di una sottomarca, ma vederle così mi sembrano buone. Io ho preso la Most, una delle edizioni limitate più buone ci siano. Mi Ok. hanno detto di, ovviamente, di assaggiare. Poi ragazze, ci siamo persi. Io ho preso le bugie per Fabio che le adora. Alla Coca-Cola abbiamo già fatto vedere e poi la tortina per mio papà. Adesso siamo qua sulla panchina. Non so se si vede, Speriamo se che non metto a finisca fuoco. prima che siamo su. Oddio, cade tutto dalla borsa, eccola qua ragazze. Boh, non metta fuoco. Il festeggiato. No, Taglia, lo so che non lo Lo sei. so festeggiato io. Lo so che non lo sei. Papà Festeggiato sta qua lavando. vicino. Vedi Ale, Date che ho bella fatto il torta. Aspetta compleanno. papi, vedete che bella torta. Di papi, cosa devi dire? Auguri a mio papà che compie gli anni. Adesso togliamo la torta e ce la pappiamo. Ecco, tagliala bene Alex, mi raccomando, se no, guai. Ragazze, buongiorno, come state? Tutto bene? Io sto oggi forse un pochettino meglio là, diciamo, perché dalle ultime scene che avete visto, praticamente dove appunto eravamo al centro commerciale con mio fratello, ve l'ho fatto conoscere, ve l'ho fatto vedere. Sono stati da allora, non ho più vloggato, da giovedì sera praticamente, non ho più vloggato, non ho più girato alcuna scena perché sono stati dei giorni un po' difficili, nel senso che giovedì sera il cane, dopo che eravamo appunto a festeggiare il compleanno di mio papà, che abbiamo fatto cena lì, che Fabio appunto ci ha raggiunto lì, portando il cane a casa, non lo so, si è messo a leccare qualcosa per terra che io l'ho tolto subito perché appunto non va bene, solo che lui è talmente forte che si puntava. Giovedì notte ho passato una nottata bruttissima, nel senso che il cane non ha dormito, quindi di conseguenza non ho dormito neanche io, ho lasciato riposare Fabio perché appunto era stanco, ha fatto giornata e perciò non l'ho disturbato, però praticamente non riusciva a dormire, era affannato, piagnucolava, ho provato a portarlo sotto, ho detto magari ha qualcosa da qualche bisogno da fare, urgente, invece no, non eravamo giovani niente, però boh. Poi venerdì non ha mangiato niente, sabato pranzo non ha mangiato niente e sabato sera ha iniziato a mangiare qualcosina,
domenica ha mangiato, però era piagnucolone, non lo so, noioso un po', no? Nel senso non era lui, però era sempre attivo tutto quanto. E poi domenica pomeriggio appunto l'ho portato fuori, e attivo, abbiamo giocato tutto quanto, arriva a casa, beve l'acqua, ha vomitato, scusatemi la parola, l'anima, cioè ha buttato via tutto il mangiare del pranzo, della sera prima, secondo me, e niente, e quindi niente, mi sono chiesto dopo 2 giorni che cosa ha sto cane. Ho pensato magari al calore, magari sentiva qualche cagna in calore, ho pensato magari al cambio di temperatura, del tempo, tutto quanto. Poi domenica sera, come vi avevo già detto nell'altro video, è andato da mio papà, e poi lunedì mio papà mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che non mangia, lo vedo un po' mogio, non è lui, no? E allora io lì mi sono allarmata e ho chiamato il veterinario. Il veterinario appunto l'ha guardato tutto, ha detto che probabilmente secondo lui è gastrite, gli ha dato una medicina, e sono più sollevata oggi perché appunto ieri sera, poi che era lunedì, ha mangiato, oggi a pranzo ha mangiato e sta prendendo la sua medicina da ieri sera, appunto da che era lunedì, e quindi sembra che stia migliorando. Poi il veterinario mi ha detto: guarda, se fra 2 o 3 giorni vedi che non mangia ancora così, chiamami che vengo di nuovo e vediamo cos'altro fare. Però se procede così, non voglio urlarlo troppo forte, va bene. Non so che cosa sia successo, probabilmente perché ha leccato qualcosa per terra che gli ha fatto male, da quello che ho potuto dedurre io e dalla spiegazione un po' che mi ha dato il veterinario. Quindi veramente devo proprio fare attenzione tra me e mio papà, non farlo più leccare né niente. E niente, quindi non ho più vloggato perché appunto ero preoccupata per il cane. E io quando non sto proprio bene, le mie preoccupazioni, arrivo a un punto che mi blocco, non riesco più a fare niente, cioè faccio proprio il giusto essenziale. E non riesco più ad andare avanti a fare niente, no? Perché comunque, cioè, adesso non è per esagerare, cioè il cane è una persona della famiglia, cioè se tu ce l'hai, gli vuoi bene, tutto quanto, diventa per te come un figlio, e se sta male non è che fai finta di niente, dici tanto un animale, no, assolutamente, cioè, se la pensassi così, boh, l'avrei lasciato dove era, no? Nel senso, non avrei preso un cane, e quindi niente, sono un po' più sollevata. E spero solo appunto che continui così, e niente, poi boh, a parte proprio è un periodo un po' difficile, e ve l'ho già anticipato e spiegato nel mukbang con gli spaghetti, che non è un periodo facile, e quindi anche questo fa. E poi c'è stata appunto questa storia del cane che ancora ha riempito il mio stress, e poi adesso boh, ieri sera mi stavo lavando i denti, mi si è sgretolato un pezzettino di dente, adesso dovrò poi andare dal dentista, farglieli vedere, dovrei anche fare una pulizia, a parte che i miei denti hanno avuto dei problemi particolari, quindi nonostante li ho curati tutti, ho avuto dei problemi abbastanza seri là, quindi vabbè, pazienza. E niente, quindi oggi sto un po' meglio, sono un po' più in forma. Fuori c'è un vento, oggi è il vento freddo, ieri c'è un vento caldissimo, vabbè, lasciamo stare anche sto tempo, comunque per carità, meglio che sia così, nel senso che non faccia freddo, però non fa bene di certo la salute, si prendono molte influenze. E niente, adesso abbiamo pranzato, Fabio è andato a riposarsi, io sono qua adesso, come vedete alle mie spalle c'è il tavolo da mettere a posto, e non so se vedete qualcosa sulla cucina con quei piatti da lavare, e passiamo un po' di tempo insieme. Mi approfitto di questo vento, ho fatto una lavatrice, così stendo, perché poi dicono che da domani il tempo cambierà, che sarà freddo, che forse ci sarà la neve, ghiaccio, gelo, vabbè, d'altronde siamo anche a febbraio, è l'inverno, quest'anno non l'ha fatto molto.
Mamma mia, il sole è andato via di colpo, c'era un bel sole, adesso non c'è più perché non c'è scuro in casa. Comunque, pensavo ieri di averla scampata con il vento, ma oggi che c'è di nuovo, mi è venuto un mal di testa e ne soffro tantissimo, sono male qua. Più tardi mi sa che sono obbligata a prendere una pastiglia. Adesso lavo i piatti, ragazzi. Vorrei avere la lavastoviglie in certi momenti, cioè... Come cucino per due persone, sembra che abbia cucinato per 10. Cioè, allucinante. Ditemi anche voi se anche da voi è così, che magari siete in pochi, siete in due tre, quando cucinate sembra che avete cucinato per un esercito. Allucinante. Sono seduta un po' fuori a fumare una sigaretta. Questo bel vento fresco. Adesso ritiro le lenzuola, mi sono messa la giacca apposta anche per quello. So, mi direte cosa fumi? Se hai mal di testa, avete ragione, purtroppo chi fuma lo sa che anche se c'hai mal di testa, a meno che non sia mal di testa, tengo solo qua perché non vorrei che il vento me lo buttasse via, me lo lanciasse da qualche parte. Purtroppo, almeno per me, fino a che il mal di testa non mi prende fortissimo, tipo nausea, non ce la faccio a non fumare, è così, vizio maledetto. Comunque no, vi racconto cosa ho fatto da ridere in questi giorni, domenica ieri sera, sapete cosa ho fatto? Talmente ero molto preoccupata, fuori di testa, tutto quanto, ho fatto la pasta al forno, infatti avrei voluto mettere anche una foto su Instagram, ma non ho potuto, perché, vi spiego perché praticamente vado a fare la besciamella, no? La faccio io. Invece di mettere 50 grammi di farina, sono andata a metterne 500. Cioè, convinta io, l'ho fatta così, ho detto, boh, poi è un po' densa, tutto quanto. Dopo mia mamma mi ha detto, ma quanto hai messo? Faccio 500 grammi, ma dovevi metterne 50? Faccio mizzica ormai. Faccio, però le ho detto, ci aggiungiamo un po' di latte, magari si diventa più fluida, no? E così sembrava, poi quando sono andata a cuocerla. Mamma mia, sta pasta al forno faceva schifo, ragazze, ma in tutta la mia vita non mi è mai successo, da quando la faccio. È venuta asciutta, la besciamella sembrava che non esistesse. Non era buona sta pasta al forno. Mai successo. Mamma mia, ragazze. Che pasticciona. Eppure l'ho fatta tante altre volte. E poi ieri sera, non contenta, vado a fare i tortini al cioccolato. Dovevo mettere 20 grammi di farina, io convintissima sono andata a metterne 40 grammi. Che cosa è venuta? Una roba tutta come mi posso dire, tutta pastosa, tutta, faceva schifo, insomma. Cioè, ce l'ho con la farina, ne sto mettendo il doppio di quello, il doppio, il triplo, quattriplo, quintriplo, se ti dice così, di quello che va messo. Cioè, quando io sono sfasata sono così, è meglio che non faccio niente, almeno non faccio danni. Volevo farvi questa piccola parentesi per farvi ridere un po', mamma mia che vergogna. Comunque, vabbè, non è dispiaciuta la pasta al forno, e nel complesso poi senza besciamella era buona, perché a fine si tratta di pasta ragù, il tortino non è che era immangiabile, però boh, non era il mio tortino, non era la mia pasta al forno. Comunque rimedierò e vi posterò poi delle foto. Ragazzi, siamo andati a fare un po' di spesa, non tanta perché avevamo ancora della roba e stiamo comprando giorno giorno per qua perché non abbiamo tanto tempo. Comunque abbiamo comprato due pizze margherite surgelate che faremo stasera. Vabbè, Fabio se la condirà con, come si dice, gorgonzola e cipolle, io normale, magari con qualche pomodorino sopra. Poi ho preso un detergente intimo, questo qua, efficace e rinfrescante, quindi non so, magari sarà aloe vera, non l'ho letto, ma l'ho già preso, mi ricordo che mi piaceva. La gorgonzola, appunto, anche per la pizza. Un pacco di carta igienica da 10 rotoli, dura abbastanza, era conveniente. Siamo andati all'Inns. 1,69 sta carta igienica. Poi due Scottex, cioè asciugatutto, anche questi convenienti, 1,19. Aspettate che
scusate, olio sans di oliva, è un olio un po' grezzo di oliva, deodorante. E olio di semi di girasole, 1,19 euro questo qua, questo olio di extravergine, cioè extravergine, olio di oliva un po' grezzo, cioè nel senso che è più un accumulo di scarti, mi hanno detto queste cose qua, comunque buono, eh? Non so spiegarvi bene com di come è fatto là, che si chiama di Sansa, non l'ho ancora ben capito, comunque 2,39 euro. E poi prendo l'altra busta, due pacchi di baguette. Una e due da appunto da cuocere nel forno e tenere nel freezer, due peperoni enormi, uno giallo e uno rosso, grissini. Qua si sono aperti bene. Pomodorini ciliegini, caffè per la moka, quindi macinato, pesto, questi sughi freschi, cioè nel senso li trovate nel frigo all'Inps, pesto alla siciliana, sono buoni, noi abbiamo preso quelli ai funghi, sono buoni. 10 uova fresche, 1,45 euro, ci sono 10 uova, quindi. Sale grosso, perdono se traballo un po', ma devo tenere il tutto e mostrare la roba, quindi dunque crepe, quindi sofficini, diciamo simili sofficini, funghi mozzarella affettato di mortadella, salsiccia di suino Luganega. Altri simili sofficini, formaggio e prosciutto. Fettine sottilissime di lonza di maiale. Cotechino, che Fabio lo adora e anche a me piace. Cosce di pollo, solitamente appunto da fare al forno, buonissime, con due patate, come vi avevo già detto, vi avevo già anche mostrato in una foto su Instagram. Un pacco di pasta da mezzo chilo di tortiglioni. Patatine fritte surgelate. Aiuto. Mix di formaggio grattugiato, quindi io questo, cioè ancora meno del parmigiano, non lo mangio. E per finire, bagno doccia crema, penso che sia quello neutro, gusto neutro però comunque lascia un buon profumo, e lascia morbida la pelle, è un profumo delicato, insomma mi ricordo più profumo neutro, insomma mi ricordo più quale sia. Comunque, buttata un po' così alla cavolo, ecco questa piccola spesa tutta insieme. Nel video avevamo detto che meglio farsi la pizza in casa che sul gelato, che tra virgolette sono cose non sane, però stasera siamo è tardi, non abbiamo voglia di far niente. Ne abbiamo approfittato, tutto qua capita di rado, poi oh, ben venga, sono buone, non come in casa, ma comunque sono buone, una volta ogni tanto non guasta. Ragazze, mi strucco. Così ora andare a cenare, vado poi appunto a guarnire la pizza e ci tenevo a salutarvi appunto e concludo con questo vlog. Mi voglio struccare, mettere pigiama prima di far cena, così io e Fabio stasera siamo tranquilli, guardiamo un po' di TV insieme, stiamo un po' insieme e niente, c'ho un dolore qua sotto, domani se riesco andrò appunto a prenotarmi dal dentista. E niente ragazze, io vi mando un bacio grande, ricordatevi di iscrivervi, lasciate un like se il video vi è piaciuto,
attivate la campanella così arriverà la notifica di ogni nuovo video. Scusate se lo ripeto, ma così perché ci tengo. E ragazzi, io vi auguro tante buone cose e ci vediamo nel prossimo video e ancora un bacione. Ciao!